Qui siamo nel complesso di Brera, che è stato qui dal 300 e include 8 diversi istituti, fra quali la biblioteca è forse una delle più importanti. È nato nel spirito dell'illuminismo di Maria Teresa Habsburgo nel 1786. È divenuto, tra secoli, il terzo più importante istituto bibliotecario nel paese. Una grande parte della sua fama è basata su questa stanza, la stanza che ospita tutte le edizioni originali di Manzoni, uno dei più importanti scrittori nella lingua italiana dopo Dante. Presto, a fianco di questa sala, sarà un'altra, che ospita i libri rari di Umberto Eco, un altro modello della letteratura italiana. A fianco uno all'altro, la biblioteca cresce nella sua importanza e nella sua posizione internazionale. Però è importante ricordare che una biblioteca, come tutti gli istituti culturali, è un organismo che vive, che dovrebbe crescere, che dovrebbe fare nuove cose. Il scopo di questa biblioteca è di ripuntare sull'importanza del libro stesso. Per questo abbiamo le collezioni straordinarie che vengono del passato, delle fonti dei Gesuiti, abbiamo fonti della lingua araba, la lingua giapponese, la lingua persiana, la lingua cinese. Ci sono le fonti qui che sono uniche nel paese. Dobbiamo puntare sull'importanza del libro stesso come oggetto. Abbiamo una collezione di libri d'artista. Ospitiamo le 100 amici del libro e facciamo noi anche nuovi acquisti. Adesso stiamo creando un focus su letteratura per l'infanzia, cominciando con l'acquisto di 257 libri per bambini sovietici, che appena abbiamo fatto il catalogo scientifico di questi libri che sono in Italia la più grande e più importante collezione. Facciamo anche libri per bambini. Questa, anche uscita la settimana fa, racconta una bambina che ha fatto una casetta di libri perché adorava i libri. Lei stessa, la Nicole, è venuta qui nella biblioteca per presentare il suo proprio libro. Una biblioteca dovrebbe vivere e crescere insieme con il suo mondo. La biblioteca è il cuore di una società libera che legge, che acquista nuove conoscenze. Gianni Rodari ha detto: non vogliamo che le persone leggano per imparare, però perché non sono schiavi. La biblioteca è casa dei libri. Arriva nel 1886, 100 anni dopo la nascita della Braidense per merito dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, e qua noi raccogliamo tutto quello che sono non solo le minute autografe, le prove di stampa, le corrispondenze che Manzoni aveva con amici, studiosi, editori, ma raccogliamo all'interno di questa sala tutte le edizioni dei Promessi Sposi, quindi è praticamente anche una raccolta di tutto quello che viene pubblicato su Manzoni, opere di critica, edizioni diverse su Manzoni, ma anche sulle sue opere. Quindi abbiamo dalla minuta autografo del Fermo, dei Promessi Sposi, l'edizione, la ventisettana, la prima edizione che viene edita da Ferrario, che è un importante editore milanese che aveva pubblicato anche Il Conciliatore, per arrivare alla cosiddetta quarantana, che è quella che di fatto noi studiamo a scuola. Quindi abbiamo tutto questo materiale. Manzoni era molto legato a questa biblioteca, la chiamava la Grande Biblioteca, e si serviva dei bibliotecari di allora per farsi
consigliare, ma anche e soprattutto per avere modo di utilizzare quei documenti, quei libri, quei manoscritti che poi servivano a fare i suoi studi di carattere anche storico e linguistico per poi fare l'edizione dei Promessi Sposi.